convegno per parlare, ma anche forse per celebrare una prima vittoria. Questo è il più bel risultato, perché è un risultato che non è stato ottenuto a tavolino e non era scontato. È il risultato di mobilitazioni durate 2 anni in piazza con docenti malati che per la difesa della propria dignità personale sono comunque scesi, e molti ne stanno ancora pagando le conseguenze, perché volevano sottolineare il fatto che loro sono docenti, che svolgono ancora funzioni da docenti e che tali vogliono rimanere. O abbiamo evitato che i docenti idonei ad altri compiti passassero per via coatta nei ruoli degli assistenti tecnici amministrativi. La legge ha abrogato quella precedente e quindi i docenti idonei ad altri compiti sono rimasti al proprio posto e sono andati in pensione come docenti. Quella stessa legge prevede però una piccola coda, noi siamo qui oggi proprio per cercare di superarla, perché prevede che al 1° settembre del 2016 i docenti idonei ad altri compiti, cioè i docenti che per motivi di salute vengono messi fuori dalla propria cattedra e messi nelle biblioteche, laboratori didattici o in servizio in didattica nelle segreterie come potenziamento dell'offerta formativa, vengano mandati in mobilità intercompartimentale obbligatoria. Noi vogliamo superare questo elemento e i dati ci danno ragione, lo possiamo fare perché abbiamo una legge, che è la legge 107, che per molti versi è avversata da tutti e che però quest'anno immette in ruolo 50.000 docenti su potenziamento, cioè docenti che non hanno una cattedra, che svolgono attività di potenziamento in base ad un progetto di istituto, che sono scelti dal dirigente scolastico e vengono collocati in ambiti territoriali. Noi diciamo che i docenti in idonei ad altri compiti sono un organico di potenziamento funzionale ante litteram, perché non hanno una cattedra, perché vengono scelti dai dirigenti e solo dai dirigenti, perché gli uffici territoriali firmano i loro contratti che durano 3 o 5 anni, così come durano 3 anni i contratti dei docenti potenziatori. Quindi noi sosteniamo che questo può permettere l'uscita di una nota a chiarimento che dice che questa legge, che è l'ultima legge, va a sconfiggere l'altra, la va a superare, e che quindi i docenti idonei ad altri compiti rimangono sul proprio posto a svolgere funzioni da docenti su potenziamento.